perché nel tempo di Pasqua si legge il libro degli Atti degli Apostoli? Partiamo da questa domanda in questa sesta domenica del nostro percorso nella Pasqua del Signore. Andiamo alla veglia pasquale, che è stato l'inizio di questo grande tempo. Dopo l'inizio della veglia, con il solenne lucernario e il grande canto di lode al cero pasquale, l'exultet, la veglia pasquale è continuata con l'ascolto della parola di Dio. In maniera abbondante abbiamo fatto un percorso a partire dal libro della Genesi, il primo dei libri biblici, poi siamo passati al libro dell'Esodo, insomma abbiamo fatto passare tutti i libri più significativi dell'Antico, del Primo Testamento. Abbiamo visto cioè tutto quello che nella storia della salvezza ha preparato la Pasqua del Signore. Abbiamo visto questo cammino nella storia della salvezza, di cui Gesù Cristo è il culmine, il vertice, e la sua risurrezione è il momento più importante della storia della salvezza. A questo punto, celebrando la Pasqua del Signore, una Pasqua che non è chiusa nel tempo, non è chiusa soltanto al giorno in cui Gesù è risorto dai morti, ma l'evento della Pasqua continua per tutti i secoli, possiamo dire così, a questo punto è chiaro che abbandoniamo in un certo modo l'Antico Testamento, non perché l'Antico Testamento non abbia più valore, ma perché con questa sottolineatura la Chiesa ci fa proprio comprendere questo. La Pasqua di Gesù è stata preparata dalla creazione, dai profeti, dall'evento dell'Esodo, dalla storia del popolo di Israele. E poi abbiamo la pienezza dei tempi nella Pasqua di Gesù Cristo. Ma questa Pasqua continua fino a noi, ci raggiunge. Ecco perché abbiamo temporaneamente lasciato da parte l'Antico Testamento, proprio a sottolineare questa quotidianità, questa freschezza, questa attualità della Pasqua di Gesù. Ma c'è un altro aspetto. Non solo lasciamo da parte i libri dell'Antico Testamento, ma leggiamo il libro degli Atti degli Apostoli, quel libro che va letto insieme a un Vangelo, a quello di Luca. Luca è l'autore di uno dei Vangeli ed è l'autore del libro degli Atti degli Apostoli. Possiamo dire così, nel libro degli Atti degli Apostoli noi vediamo l'attuarsi nella Chiesa delle origini di quell'evento che il Vangelo ci narra, di quella buona notizia che è il Signore Gesù. Allora leggere gli Atti degli Apostoli vuol dire guardare alla vita della Chiesa delle origini per scoprire le caratteristiche della Chiesa delle origini e vedere come deve essere la Chiesa di ogni tempo. Ecco, un piccolo accenno riguardo alla prima lettura che ci ha accompagnato in queste domeniche. Ma adesso dobbiamo fare un altro passaggio. Dobbiamo metterci a leggere e a meditare insieme il Vangelo che la liturgia assegna per questa domenica. Quindi cedo la parola a Paolo, che come al solito dà voce anche questa volta all'Evangelista Giovanni e ci dà la possibilità di entrare nella pagina che poi ascolteremo nelle nostre assemblee, perché, permettetemi una piccola sottolineatura, perché questo nostro percorso del Vangelo della Domenica non vuole assolutamente essere un riassunto dell'omelia domenicale, non vuole nemmeno essere un sostitutivo, ma vuole essere un piccolo, semplice strumento che speriamo sia apprezzato per far venire la voglia poi di entrare pienamente nella parola del Signore che viene proclamata nelle nostre assemblee, per far venire la voglia di partecipare all'Eucarestia, per essere uniti alla celebrazione eucaristica delle nostre parrocchie. Ma cediamo la voce. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:
come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete i miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate a portare frutto e il vostro frutto rimanga. Perché quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. C'è una parola chiave che potremmo individuare come parola che riassume il Vangelo di questa domenica? Certamente sì, e per la verità potreste dirlo anche voi. È la parola amore. Potremmo dire che questa domenica è la domenica dove il Vangelo di Giovanni, stiamo ascoltando ancora i discorsi di Gesù nell'ultima cena, che però noi leggiamo con un'ottica pasquale, il Vangelo di Giovanni ci consegna questo grande comandamento dell'amore. Amare. È una parola che può avere e ha nella cultura, nella società, una varietà davvero plurima di significati, una gamma di significati che qualche volta la fanno anche apparire come una parola che viene un po' banalizzata. Proviamo a vedere cosa intende Gesù per amore nella pagina del Vangelo che in questa domenica abbiamo ascoltato. Beh, innanzitutto dobbiamo dire che possiamo evidenziare come le persone coinvolte in questo dinamismo di amore siano più di una. Abbiamo ascoltato: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Ecco una prima sottolineatura. Il Padre, Gesù Cristo e noi. Ecco le persone che sono in gioco in questo dinamismo di amore. Innanzitutto c'è un amore che potremmo dire è fontale, è quello che è il rapporto tra Gesù, il Figlio amato, e il Padre. Gesù è colui che è amato dal Padre e colui che ama il Padre. Un amore che diventa obbedienza, un amore che diventa dono, un amore che raggiunge la sua pienezza nel sacrificio della croce. E da qui si parte per comprendere davvero come deve essere l'amore di ogni uomo e di ogni donna. Deve essere immagine di quell'amore che Gesù Cristo è venuto a portare nel mondo, che è un amore totale, un amore gratuito, un amore che non chiede nulla in cambio, un amore che si dona fino alla fine. Quindi il primo passo è quello di contemplare l'amore di Gesù Cristo, un amore che è obbedienza al comando del Padre. Questo è il primo passaggio. Poi abbiamo un secondo passaggio molto importante, lo abbiamo sentito dalla voce di Paolo e forse ci ha anche un po' stupito. Abbiamo sentito il richiamo di Gesù a osservare i suoi comandamenti. Ma come? L'amore sta nell'osservare i comandamenti? Ma ci verrebbe da dire che amore e comandamento sono due parole che non vanno bene nella stessa frase, che non stanno insieme. Saremmo più portati a pensare che l'amore è qualcosa di totalmente libero,
che l'amore è qualcosa che non si possa assolutamente comandare, che l'amore è un sentimento che può nascere o non nascere. Cosa intende dire Gesù? Lo abbiamo sentito. Qual è il comandamento che riassume tutti i comandamenti, che li ricapitola? L'amore di Dio e l'amore del prossimo, l'amore che Gesù ha portato donandosi fino alla fine. Ecco allora qual è il comandamento. Il comandamento che va osservato non è solo l'osservanza di quelli che siamo abituati a chiamare i 10 comandamenti, ma l'amore che va osservato, il comandamento che va osservato, è quello della logica del Figlio di Dio che si dona nella sua Pasqua. Come Gesù ha amato, questo diventa il modello perché anche l'uomo possa amare i suoi fratelli. Quindi non si ama perché si è bravi, non si ama perché si è generosi, si ama perché il Signore Gesù per primo ci ha amati, si ama perché si rimane affascinati, colpiti da questo amore che Gesù Cristo è venuto a portare e che quindi diventa una forza per imitarlo. Ma c'è infine un terzo passaggio. Il terzo passaggio è quello che facciamo ogni volta quando cerchiamo di capire come i sacramenti agiscano in noi come frutto della Pasqua. Possiamo dire che questa parola che Gesù ci ha rivolto, quando ci ha detto che non ci chiama più servi, ma ci chiama amici, ha avuto nella nostra vita un chiaro riferimento, un chiaro momento, una chiara attuazione. Quando? Il giorno del nostro battesimo. Il giorno del nostro battesimo è il giorno in cui, attraverso quel sacramento, davvero noi siamo stati costituiti non più servi, non un Dio da servire, ma amici, un Dio da amare, un Dio da entrare in relazione. Questo è il segno, per esempio, dell'unzione crismale che è stata fatta sul nostro capo, il giorno del nostro battesimo e poi ancora il giorno della nostra confermazione. Quell'olio misto a profumo, consacrato dal Vescovo la mattina del Giovedì Santo in cattedrale, quell'olio che è il segno di una vita del battezzato che deve essere come la vita di Gesù Cristo. Ecco cosa fanno in noi i sacramenti. E allora continuiamo a vivere questa settimana, cercando di vivere nel nostro quotidiano il comandamento di Gesù ad amarci. Ma prima di tutto guardiamo a Lui e al Padre come fonte dell'amore e cerchiamo di vivere in pienezza il nostro battesimo. Cantare è proprio di chi ama, scriveva Sant'Agostino in un suo famoso discorso. E allora una piccola sottolineatura a conclusione di questa nostra riflessione. Quando nei prossimi giorni parteciperete alla celebrazione eucaristica nelle vostre parrocchie, un momento di canto che dovrebbe davvero vedervi coinvolti è proprio il momento del canto alla comunione. Una tradizione liturgica molto antica ci fa riecheggiare nelle orecchie, nel cuore, al momento della comunione, le stesse parole che abbiamo ascoltato nel Vangelo. Quindi unisce la mensa della parola con la mensa dell'Eucarestia. Cantare il canto di comunione, allora, in questa sesta domenica del tempo di Pasqua, dopo aver ascoltato questo Vangelo che ci invita in maniera particolare ad amare come ha amato Gesù, ci invita a diventare anche noi stessi uomini e donne eucaristici. Ci invita in modo particolare a vivere tutta la nostra settimana secondo la domenica, a vivere secondo quella logica dell'Eucarestia, oppure, come diceva sempre Sant'Agostino, a diventare come
colui che mangiamo. Un'ultima sottolineatura. Il tempo di Quaresima è stato un tempo che ha visto le nostre comunità e anche ciascuno di noi come singoli molto impegnati dal punto di vista dei gesti della carità. Qualche volta anticamente si chiamavano i fioretti della Quaresima. Ma perché si vive questa dimensione della carità in Quaresima? Per riscoprire il battesimo. Così potremmo dire, questa dimensione della carità non deve assolutamente mancare anche nel tempo di Pasqua. Anzi, diventa l'attualizzazione di quel Vangelo che abbiamo ascoltato. Amare come Gesù ci ha amato deve diventare gesto concreto che diventa vicinanza per il fratello. Ed è anche per questo che in questo giorno si celebra anche la giornata per l'aiuto economico della Chiesa. Proviamo ad approfondire questo argomento, magari nelle nostre parrocchie, chiedendo ai nostri sacerdoti, riflettendo su quante cose ancora oggi la Chiesa fa per aiutare i poveri, per aiutare chi ha bisogno e di come anche la Chiesa ha bisogno di essere aiutata e dell'aiuto di tutti. Buona domenica a tutti.